Allora, intanto una buona serata, grazie di essere con noi, a quella che è abitualmente quello che è abitualmente il momento di incontro, dove realmente si celebra la vita, che è l'arte dell'incontro, in particolare la vita dei nostri protagonisti, di quelli che erano le stelle del vecchio titolo, calici tra le stelle. Le stelle rimangono, ma sono i produttori che anche in questo frangente, in questa nuova edizione, l'ottava, stanno aumentando in maniera vorticosa e ovviamente insieme a loro aumenta anche la qualità che proponiamo durante le nostre due giornate. Anteprima calici, abbiamo sempre avuto un momento di incontro, abbiamo fatto un po' la storia dell'Erbaluce facendo incontrare in passato i vecchi produttori con i giovanissimi, nuovissimi produttori, e parliamo di grandi patriarchi, adesso novantenni, e giovanissimi produttori di 22-23 anni. Ed è stato uno dei momenti più forti proprio all'inizio di Anteprima Calici, che arriva dalla quinta edizione. Poi abbiamo volato in Carema proponendo anche un bellissimo film documentario girato da il figlio di Gigi Piumatti di Slow Food, un documentario che sta girando il mondo tuttora, raccontando la storia del territorio caremasco, caremese, come volete voi, una storia di viticoltura che io non amo definire eroica, preferisco definirla impegnativa, gli eroi sono da un'altra parte. Sono stati diversi i momenti, oggi abbiamo deciso su una spinta di carattere emozionale, ma soprattutto su una certa urgenza che condividiamo con il gruppo di lavoro di Calici, di parlare di cambiamento climatico. Cambiamento climatico che qualcuno continua a sostenere non sia vero. Noi questa sera avremo dei dati importanti di carattere scientifico con i nostri ospiti. In primis, per iniziare e andare lisci come sul burro o sull'olio extravergine su una pista da ghiaccio, per raddoppiare, io vi invito a raccogliere con un applauso il nostro amato primo cittadino, il giovane Marco Succio. Insieme a Marco io vorrei invitare uno dei nostri due ospiti d'onore. Lui è già qua in carne ed ossa, l'altro lo vedrete in video perché ci sarà il primo saluto, il primo intervento, e con estremo piacere, e lo dico da uomo di musica, da uomo del club tecno, da uomo di Sanremo fondamentalmente, tutti lo conoscete per il suo enorme talento di compositore, di musicista, per la sua eccezionale simpatia, e molti di voi non sanno, adesso lo sanno, a meno che non siate degli ottimi bevitori di Barbera, e Giosuè Carducci diceva: generosa Barbera, bevendola ci pare d'essere solo in mare, sfidando la bufera. Signori, ad Aglie il maestro Beppe Bessicchio. Buonasera Beppe. Prego. Lascio il microfono direttamente a te, vieni pure. Ma a tua. Molto bene, allora io intanto ringrazio te Daniele per la bella presentazione di cui ci hanno onorato, ringrazio il gentile pubblico e ringrazio soprattutto i relatori che hanno accettato di venire a portarci la loro esperienza, le loro conoscenze, i loro dati in quello che è un convegno che, come ha già detto Daniele, quest'anno vuole differenziarsi un po' rispetto all'approccio degli anni passati ed avere un carattere un pochino più strutturato, un pochino più scientifico e un po' meno, se vogliamo, divulgativo, emozionale, ma sicuramente molto importante, soprattutto visto il tema trattato, che è quello del cambiamento climatico. Da ormai alcuni anni questo momento che noi abbiamo chiamato da sempre Anteprima Calici è quello che apre la nostra manifestazione, che come ben sapete troverà il suo clou domani sera a partire dalle 19:30 in una piazza Castello vestita festa, dove insomma potrete venire, anzi vi invito a partecipare a quella che sono sicuro sarà una bellissima serata, dove si potranno fare tante degustazioni di vini locali, potremo degustare il vino del maestro Beppe Bessicchio e tanti altri produttori, trasformatori, alcuni dei quali presenti qui in sala. Avremo anche tante performance artistiche, abbiamo concerti, abbiamo due soggetti che animeranno le persone sedute tra i tavoli con spettacoli teatrali e varie performance.
avremo anche una performance artistica di altissimo livello, e con l'occasione voglio salutare che è qui presente con noi questa sera la pittrice Elisabetta Rogai. Grazie. Grazie Elisabetta, voglio spendere 30 secondi per raccontare la casualità. Il nostro assessore Silvia Maffeo ha trovato quasi un po' casualmente Elisabetta sul web, l'abbiamo contattata e l'abbiamo, insomma, ci ha raccontato quella che è la sua tecnica assolutamente particolare. Lei dipinge con una tecnica da lei brevettata, utilizzando i pigmenti estratti dal vino rosso. Ha estratto i pigmenti da un vino rosso canavesano e domani sera si esibirà in piazza dipingendo su un piatto in ceramica di Castellamonte dei soggetti che in qualche modo coinvolgono le tre terre canavesane. Come sapete, Carici è inserito nel progetto del Festival della Reciprocità e quindi abbiamo voluto anche in questo modo andare a rafforzare quello che è l'unione e l'attività che facciamo con gli altri due comuni, quello di Castellamonte, con l'occasione saluto e ringrazio il sindaco Pasquale Mazza e San Giorgio. Ovviamente ringrazio e saluto anche gli altri sindaci presenti, le autorità, gli operatori di settore, e non mi dilungo oltre, ma vi invito ovviamente dopo la serata di questa sera di venirci a trovare domani sera dalle 19:30 in Piazza Castello per Carici. Grazie e buona serata. Grazie molto, a questo punto. Maestro, che vi devo dire? Il napoletano. Ve lo dico. E voi? Innanzitutto la buona creanza, buonasera, benvenuto in canavese. Prima volta in canavese? È la prima volta in canavese e volevo dire che la casualità per me non esiste, perché altrimenti se la vita è l'arte dell'incontro sarebbe una contraddizione. Se è un'arte, c'è una pura intenzione, c'è una volontà e qualche volta riesce in cose importanti. Vinicius de Moraes, l'arte dell'incontro, e volevo dire che se la signora è qui per la sua arte pittorica non è una casualità, è una volontà ben riuscita e io sono contento di essere altrettanto in mezzo a voi, di poter rappresentare dal punto di vista nominale la disciplina che mi ha reso noto, che è quella della musica, ma allo stesso tempo vi dico che un'azione armonica come quella che sto osservando oggi e come mi è stata in qualche modo anche raccontata attraverso l'assessorato è una cosa molto bella e ha a che vedere con la musica, così come il vino del quale che abbiamo citato, che è un testimone secondo me dell'efficacia dell'armonia. Cioè, quando il vino viene a contatto con vibrazioni coerenti, e quando noi parliamo di coerenza, poi dopo in qualche modo gli scienziati che sono stati invitati potranno confermare l'aspetto della coerenza di tutto il sistema, è quello che ci deve stare a cuore. Quindi quando il vino incontra una realtà coerente e soprattutto sonora, perché il suono è l'elemento che collega tutto quello che vive su questo pianeta, anche questo gli scienziati ci hanno raccontato, noi viviamo di suono, reagiamo di suono, colloquiamo col suono, interagiamo, siamo parte del suono. Cioè quindi il suono è un elemento che noi releghiamo a quello che ascoltiamo, ma noi ascoltiamo solo una piccolissima porzione. Perché quando un elettrone gira intorno a un atomo compie una frequenza, quindi vuol dire che anche la materia che ci sembra silente in effetti sta suonando, sta vibrando e quindi sta suonando, quindi vuol dire che il suono ha una capacità di linguaggio olistica totale. Quindi come non pensare che il suono possa in alcune sue forme trovare una rispondenza in tutto ciò che ci è prossimo, tra i quali il vino. E nel suo caso la barbera prodotta a Rocchetta Tanaro, che si chiama Rebarba, ed è prodotta dalla cantina Post del Vin, Terra del Barbera, che è una cantina eccezionale, qualitativamente eccezionale, che regala grandi emozioni. E io sono curioso, assolutamente,
assolutamente. Più che curioso, molto interessato da vecchio alchimista quale sono. Oh, bellissimo. Di degustare rebarba domani sera con lei. Ma se lei riesce a identificare 5 palati di cui si fida. Sì, assolutamente. Di cui si fida, noi domani sera possiamo anche fare un test col doppio cieco, quindi sì, mettere davanti ai vari giudici 3 calici, dei quali 2 sono il vino della stessa bottiglia di vino non trattato, e uno invece lo mettiamo a vibrare su un semplice iPad con queste frequenze coerenti, musica, iPad di musica, e vediamo se i giudici distinguono quello che è stato armonizzato. Ah, meraviglia! Ma potremmo già provarci stasera a cena. A cena non so farla anteprima. Esatto. Va bene. C'entra la nota, la frequenza universale, quella del 432, se non ricordo male? Diciamo che il 432 dovrebbe essere una frequenza che sul nostro pianeta trova una costante. È stata calcolata da un fisico che si chiama Schumann, che l'ha dedotta però attraverso una costante dei lampi durante il temporale. Ha visto che c'era un elemento costante, e questo ci fa pensare che la ionosfera abbia una sua frequenza con la quale è in consonanza. Quindi è chiaro che la frequenza di 6.8 crea è un punto nodale del sistema. 432 Hz, che è la frequenza alla quale alludeva lei, 432 Hz è un multiplo di 6 ed è un multiplo di 8. Quindi incrocia due sistemi, il sistema del 6 e il sistema del pari, diciamo del quadrato. Quindi è interessante questo aspetto, probabilmente nell'insieme è una delle frequenze sulla quale costruire una scala che trova più risonanza nell'aria. Infatti c'è un grafico dell'oscilloscopio dell'A432 che è più ricco, vuol dire che tutto il sistema che è intorno dell'aria vibra in maniera maggiore. Meraviglia. Beppe Vessicchio, con noi. Grazie maestro. Allora, io e te chiudiamo insieme dopo. Mi sto rivolgendo a Lorenzo Simone, che è qua in veste di vicepresidente in rappresentanza del Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Caluso Carema Canavese, ed è anche, fa parte anche dei Giovani Vignaioli Canavesani, che è l'associazione che sarà presente per il secondo anno consecutivo domani sera con ben 24 aziende. Detto questo, io guardo il mio tecnico perché dovremmo avere Giuseppe Calabrese in collegamento. Allora, purtroppo per evidenti motivi, impegni di carattere professionale, due ospiti, chiamiamoli foresti, giocosamente, ma anche se uno dei due è molto di casa in Canavese, abbiamo preferito metterli proprio all'inizio del convegno, proprio per le loro esigenze, le loro tempistiche e i loro impegni di carattere professionale. Non ce lo abbiamo? Ce l'abbiamo, eccolo! Peppone, buonasera, Giuseppe Calabrese, conduttore di Linea Verde su Rai 1, gastronomo e docente e simpaticissimo. Giuseppe, molto legato al nostro bel verde canavese. Giuseppe, mi senti? Ci manca l'audio qua fuori. Adesso risolviamo, scusa un attimo. Eccoci. Buonasera. Ci sei. Un applauso a Giuseppe Calabrese. Della RAI, perché ecco lì c'è Beppe Convertini, buonasera Beppe, c'è anche Livio Bescir, eccoli qui, stiamo andando alla presentazione dei palinsesti della RAI, del motivo per cui non sono con voi, ma con loro, proprio con loro, che Beppe è stato conduttore di Linea Verde, adesso è andato in studio a fare un programma più importante, e Livio che adesso farà con me Linea Verde, siamo un po' testimonial tutti e tre di quello che è la transizione ecologica e tutto quello che riguarda
l'essere contemporaneo di un'azienda che oggi non può prescindere da quella che è l'attenzione al suolo, a questa potenza, l'importanza della terra che non si deve assolutamente desertificare, e quindi andiamo alla ricerca sempre di esperienze virtuose in Italia che possano raccontare questo. Ma la cosa che mi interessa dirvi è che il sindaco e chi mi conosce sa di quanto io sia affezionato al canavese e quanto sia importante per me sentir parlare di innovazione, per quanto sia importante per me poter provare a raccontare il canavese in tutta Italia, parlando di un luogo che ha bisogno sì di essere raccontato, ma che ha al suo interno una grande consapevolezza di essere comunità. Lo stiamo facendo, lo stiamo facendo bene. Questo Festival della Reciprocità è un festival che è molto contemporaneo. Abbiamo iniziato con il Festival della Biodiversità dei Ragazzi, per passare poi all'ampliamento di questo evento che si fa a Castellammonte, con tutto con un filo conduttore, che è quello dell'importanza dello stare insieme, dell'importanza del confrontarsi, l'importanza di vedere l'altro come una risorsa e non come un limite. E tutto questo lo facciamo portando nel canavese delle persone che possano stare insieme a noi. Cioè, noi abbiamo una finestra che è sempre aperta ed è pronta ad accogliere soprattutto chi ci vuole raccontare delle cose diverse da quelle che facciamo, per poterne trarre l'infa vitale per continuare a lavorare. La presenza oggi di Riccardo Cotarella è per me un grande onore. Riccardo è, oltre ad essere un mio amico, io insegno nell'Accademia delle Figlie, in Trecci, e insegno proprio ai ragazzi ad essere prossimi all'altro, ad entrare in empatia con i loro astanti, e questo sempre perché abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo. Abbiamo bisogno soprattutto di stare insieme, di farlo in maniera anche leggera ma mai superficiale. E l'evento di oggi è questo. Io non sono un tecnico, sono solo un amante del canavese, abbiamo costruito insieme questo festival, sono felicissimo di come sta andando. Quindi grazie a tutti, e la cosa che vi chiedo a chi poi li opera, agli operatori, di formarsi, di essere contemporanei, di avere un forte attaccamento al territorio e di starci vicini in questo percorso che porta novità nel canavese, ma soprattutto porta consapevolezza di uno stile, di un territorio che è unico e che va assolutamente raccontato nella sua bellezza. Grazie Peppone, grazie Giuseppe. Allora, se possibile, Giuseppe, se possibile, in chiusura ci fai sapere se riesci a fare un saluto finale, e ci farebbe molto 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 piacere. Poi in caso contrario ci vediamo comunque domani, perché arrivi in canavese per passare la serata con noi. Domani sera sarò con voi. Ne siamo assolutamente felici. Ciao Giuseppe, buon viaggio, un saluto ai tuoi compagni di viaggio. Ciao, ciao. Bene, grazie. Giuseppe l'ha detto ancora una volta, lo ha confermato, sono innamorato del canavese, e più persone riusciamo a far innamorare del nostro meraviglioso territorio, che ha ancora tanta strada da fare, ma deve ancora sbocciare, un fiore che deve ancora sbocciare. È già lì, i petali si vedono in mezzo al verde che ancora raccoglie il fiore, ma secondo me manca poco. Forse io, che ho già una veneranda età, riuscirò a vedere i frutti sbocciare, i fiori e i frutti sbocciare, perché c'è una giovane generazione che si sta facendo forza anche con la vecchia generazione, e finalmente cominciamo a pensare a un senso di comunità, soprattutto dal punto di vista agricolo. L'agricoltura è a tutti gli effetti, l'agricoltura è dunque la trasformazione agroalimentare, è a tutti gli effetti uno dei volani principali proprio in questa riconversione economica del territorio, che ormai dura da più di 20 anni. È vero Fabrizio, tu me lo puoi confermare. È evidente che
abbiamo un futuro che ha un marchio distintivo. Questo è un territorio da turismo con la T maiuscola, non da turismo minore. Io che giro l'Italia regolarmente per lavoro incontro le piccole comunità, esattamente come fa lui per altri obiettivi, lui per la televisione, per raccontare i territori, cosa meritoria. Io vado a operare con le comunità in tutta Italia, isole comprese come si dice, e noi abbiamo una potenzialità feroce, meravigliosa. Basta solo, adesso la prima marcia l'abbiamo messa, secondo me il cambio sequenziale si andrà via veloce. Io guardo il tecnico per sapere se il presidente di Assoenology è già in collegamento. Non ancora. Allora, nel frattempo io direi che a questo punto ne approfittiamo adesso. Lorenzo, vuoi venire su per il saluto? Ne approfittiamo adesso e poi chiamo i relatori per i loro interventi. Fate un applauso e accogliete il giovane Lorenzo Simone, vicepresidente, uno dei due vicepresidenti del consorzio di tutela e valorizzazione del consorzio Carema in tutela. Cosa ho detto? Carema Caruso Canavese. Buonasera Lorenzo. Giovane, Lorenzo Simone, Le Masche, una direi non piccola, una media azienda familiare di buon livello. A te il microfono. Grazie. Va bene. Ok, buonasera a tutti. Ti ringrazio Daniele che stasera hai voluto invitarmi qua come consorzio e poi vabbè come azienda domani siamo insieme ai giovani vignaioli. Ringrazio il sindaco per l'ospitalità, ringrazio tutti quanti presenti che hanno partecipato. Una cosa che voglio dire come vicepresidente del consorzio, oggi sentir parlare di cambiamento climatico in Canavese la reputo una cosa molto importante, perché noi che in primis il settore che oltre quello che poi io mi occupo al 100% che è quello della viticoltura, negli ultimi anni stiamo vivendo netto cambiamento climatico, cioè l'anno scorso sono state forti siccità, ci abbiamo degli eventi grandigeni non indifferenti, questi sono stati sulla zona di Caluso un paio di mesi fa, adesso guardiamo solo cosa è successo in Langhe Oero neanche 24 ore fa, e questo ci fa capire che negli ultimi 5-6 anni il modo di fare viticoltura deve cambiare, e sentire parlare oggi soprattutto in Canavese, dove come dicevi giustamente te è un territorio dove la viticoltura è di nuovo fortemente sentita e abbiamo dei buoni potenziali, ci fa capire che dobbiamo lavorarci per portare al meglio a casa le nostre uve, che poi è la cosa che è quella che ci fanno portare a casa un buon vino di qualità. Niente, io ringrazio ancora tutti quanti, non vi rubo altro tempo e vi lascio andare avanti, adesso sentiamo i vari relatori cosa hanno da dirci. Grazie Lorenzo, tra l'altro voglio ricordare che più tardi stanno allestendo al termine del nostro incontro potremo degustare i vini del territorio selezionati con l'etichetta istituzionale. Ogni anno vengono selezionati dei vini rappresentativi del territorio dalle aziende consorziate, quindi più tardi, fra un po', riusciremo anche a degustarli insieme a Lorenzo che ci li racconterà. Riccardo Cottarella non è ancora tra di noi, vero? Non c'è ancora? Allora iniziamo, siamo alle tempistiche. Iniziamo, io voglio invitare qua tutti i relatori, uno alla volta, partendo innanzitutto e accogliendola con un bel applauso, la professoressa Fiorella Acquaotta, climatologa, ricercatrice dell'Università di Torino, che ci porterà dei dati molto importanti, molto molto importanti. Benvenuta Fiorella. Le signore le facciamo mettere in centro. Andiamo avanti con un buon amico, uno dei più grandi, importanti agronomi del nostro territorio piemontese, noto a livello nazionale, e docente dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, l'UNISG. Io vi invito ad accogliere l'agronomo Maurizio Gigli. Buonasera Maurizio. Piacere averti nuovamente in Canavese, ci vieni molto spesso, lo so, anche perché è uno degli agronomi dei consorziati anche, e non solo. Vi invito ad accogliere il giovane presidente di Coldiretti Torino, Bruno Meccacici, che oramai si sta canavesizzando. Sono incontrati al mercato della terra al buon Andrea Zanusso.
Prego. Andiamo avanti. Le istituzioni importanti, basilari, e soprattutto chi opera sul territorio per le istituzioni, e il direttore del settore agricoltura e cibo, che è un settore molto ampio all'interno dell'operatività di Regione Piemonte, dell'assessorato all'agricoltura. Io vi invito ad accogliere con un bel applauso, grazie per di essere con noi, il buon Paolo Balocco. Come as this, anche un al dire tu. Buonasera Paolo, ben arrivato. Allora, chi mi manca? Sì, mi manca, l'ho sempre visto come una sorta di fratello maggiore, poi crescendo mi è diventato una sorta di zio, adesso mi tira le orecchie. È uno dei fondatori di Slow Food ed è attualmente, ha fatto grande il nostro bellissimo movimento del quale mi pregio di fare parte da tanti tanti anni, ed è attualmente il vicepresidente dell'Università di Scienze Gastronomiche, l'amico Silvio Barbero. Conoscendoti, il sistema qui accanto a Fiorella. No, vado io in fondo. Ciao Silvio, ben arrivato. Allora, se volete prendere posto, nel frattempo poi quando Cotarella si collegherà avremo anche il suo saluto. Io direi che posso lasciare a questo punto, prepariamo le slide della professoressa Acquaotta, voi dovrete girarvi la testa, ma volevo farvi salire sul palco perché è importante, vedrete col torcicollo. Allora, grazie per i cellulari, alla professoressa Acquaotta, climatologa, abbiamo richiesto proprio per portare dei pilastri fondanti sui quali poter poi meditare e ragionare, i dati scientifici, i numeri. E allora, Fiorella, grazie. Va acceso. Manda questo. Buonasera a tutti, sono Fiorella, lavoro presso l'Università di Torino, presso il Dipartimento di Scienze della Terra. Oggi parleremo di cambiamento climatico, di variazioni climatiche. E faremo un excursus sulle temperature e sulle precipitazioni, perché sono le variabili meteorologiche maggiormente studiate. Ma prima di iniziare a parlare volevo darvi due definizioni: la definizione di tempo e la definizione di clima. Il tempo è ciò che accade ora, in questo istante, in questo luogo, descritto dalle variabili meteorologiche. Il clima è l'insieme delle condizioni medie delle variabili meteorologiche. L'insieme delle condizioni medie, quindi cosa vuol dire? Che dobbiamo prendere in considerazione l'intervallo di tempo. La World Meteorological Organization ha selezionato almeno 30 anni di dati per poter iniziare a parlare di clima. Quindi il nostro intervallo temporale, quando parliamo di clima, è 30 anni. Entrambe il tempo e il clima si basano sulle variabili meteorologiche. Ho fatto un excursus in questa slide degli strumenti delle principali variabili meteorologiche, principali perché, come ho detto prima, sono quelle maggiormente studiate, maggiormente misurate. Siamo passati da un termometro massima a un termometro minima, a un termigrometro e a un termigrofono. Questo è l'ultimo strumento. Questo strumento misura le temperature ogni 10 minuti. Per quanto riguarda le precipitazioni, siamo passati da un pluviometro, che non è nient'altro che un secchio con una determinata misura, ha un pluviografo che permette di misurare non solo il quantitativo di pioggia, ma anche l'intensità della pioggia, quanto piove in quale intervallo temporale. Tutti questi strumenti vengono raccolti all'interno delle stazioni meteorologiche e sul pianeta ci sono all'incirca 14.000 stazioni meteorologiche. Perché 14.000? Queste stazioni sono stazioni meteorologiche certificate, che sono state installate seguendo determinati standard e quindi misurano correttamente le variabili. Abbiamo all'incirca 14.000 stazioni meteorologiche. Grazie all'utilizzo dei dati che vengono misurati in queste stazioni, a questo è un excursus sul territorio piemontese. In Piemonte ci sono all'incirca 400 stazioni meteorologiche gestite da Acqua Piemonte. Grazie a queste stazioni meteorologiche noi possiamo ricavare questi grafici. Questo grafico rappresenta l'anomalia della temperatura media. Che cos'è l'anomalia della temperatura media? Non è nient'altro che la differenza
dal valore medio di temperatura. Quindi se l'anomalia è positiva fa più caldo, se l'anomalia è negativa fa più freddo, fa meno caldo. Cosa possiamo vedere? Il grafico parte dal 1850 fino ai giorni nostri. Perché dal 1850? Perché dal 1850 sono nate le prime reti meteorologiche, le prime reti ufficiali meteorologiche. Cosa possiamo vedere? Che sì, dal 1850 fino agli anni 90 abbiamo avuto un lento e graduale aumento delle temperature, ma a partire dal 1980 abbiamo un aumento repentino. Quindi l'anomalia è pari circa, intorno al 2022, 2 gradi centigradi. Dal 1980 in poi questo aumento è repentino. Quindi fa sempre più caldo, ma fa sempre più caldo e sempre più velocemente. Questa è un'immagine del 2022, cosa è successo nel nostro pianeta nel 2022. Questa è la rappresentazione delle anomalie. In giallo le temperature che superavano tra l'1 intorno all'1 grado, quindi una temperatura maggiore di 1 grado. In arancione e rosso temperature che sono aumentate da 2 a 4 gradi. Quindi nel 2022 nel nostro territorio abbiamo avuto un aumento medio rispetto alla media di circa 2 gradi, solo nel 2022. Per quanto riguarda le precipitazioni, la distribuzione è un po' più complessa. Intorno alla fascia centrale abbiamo una decrescita delle precipitazioni, del quantitativo di pioggia. Ai poli invece cominciamo a individuare un aumento degli eventi precipitativi, un aumento del quantitativo di pioggia. Gli scienziati hanno simulato un aumento di temperatura e man mano questa temperatura aumenta, nella fascia centrale abbiamo una decrescita, un deficit idrico, invece ai poli abbiamo un surplus, quindi abbiamo un maggior quantitativo di pioggia. Adesso vediamo cosa succede a scala locale. Per scala locale parliamo del territorio italiano. Del territorio italiano possiamo vantarci di una serie che parte dal 1760, perché in Italia è nata la prima rete meteorologica. La prima rete meteorologica è la rete del cimento, nata a Firenze sotto i Medici, ed era del 1650. Poi si sono instaurate le prime stazioni meteorologiche, come ad esempio quella di Padova, dal 1760, e queste stazioni hanno misurato con continuità fino ai giorni nostri. Quindi l'Italia possiede un patrimonio di dati meteorologici. Cosa possiamo vedere? Che la temperatura dal 1760 fino all'inizio del 1880 era costante, aveva un periodo di crescita, di decrescita, di crescita e di decrescita. Dal 1900 in poi abbiamo avuto un lento aumento delle temperature, ma questo aumento è messo maggiormente dal 1980 fino ai giorni nostri. Nel grafico sotto è più facile, c'è una lettura più facile. Abbiamo il grafico a strisce colorate. In azzurro, blu, temperature fredde rispetto alla media. In rosso, temperature calde. Che cosa ci dice questo grafico? Che dal 1760 in poi la prevalenza è il colore blu, quindi temperature più fredde, faceva più freddo. Intorno all'inizio del Novecento abbiamo cominciato a avere le prime strisce colorate di rosso, è un'alternanza rosso-blu, ma dal 1980 il colore è solo il rosso e man mano che ci avviciniamo ai giorni nostri questo rosso è sempre più intenso. Quindi le temperature stanno aumentando, ma stanno aumentando velocemente, come ben identificato dalla pendenza, dall'inclinazione di questa retta. Adesso vediamo cosa succede nel territorio di Alier. Cosa sta succedendo? Le temperature cosa mostrano? La temperatura, questa è la distribuzione delle temperature medie mensili del territorio di Alier e possiamo vedere che il mese più caldo è luglio e il mese più freddo è gennaio. In luglio mediamente abbiamo una temperatura intorno ai 22-23 gradi e a gennaio una temperatura leggermente al di sopra degli 0 gradi. Ma se noi andiamo a graficare la temperatura con una sequenza temporale annuale, qui riportato solo un excursus, dal 2002 fino ai giorni nostri, cosa vediamo? Che questa temperatura media è aumentata, sta aumentando. E siamo passati da una temperatura media del 2002 intorno ai 12 gradi e mezzo per arrivare a una temperatura media nel 2022 intorno ai quasi 14 gradi. Quindi abbiamo avuto e continuiamo ad avere un aumento costante di temperatura. Questa temperatura perché aumenta? Chi spinge la crescita della temperatura media? Gli eventi estremi. In questi due grafici
sono individuati gli eventi estremi di temperatura, la temperatura è TX90, quindi superiore a un determinato valore soglia, temperature molto calde, anomale. In quest'altro grafico TN10, quindi temperature fredde, molto fredde, al di sotto di una determinata soglia. Cosa possiamo vedere per le temperature estremamente calde? Che nel 2002 avevamo all'incirca 7-8% dei giorni in un anno superavano questa soglia. Nel 2022 la percentuale media è intorno ai 13%. Quindi siamo passati da 6-7% dei giorni in cui avevamo delle temperature molto elevate al 13% dei giorni in cui abbiamo delle temperature molto elevate, quindi sono aumentate le ondate di calore, sono aumentati i giorni in cui abbiamo che vengono indicati con le allerte. Per quanto riguarda le temperature minime, vediamo una decrescita dei giorni in cui fa freddo, quindi abbiamo un aumento delle temperature calde e una decrescita e un aumento delle temperature fredde. Nel 2002 le temperature molto fredde nel territorio degli erano intorno al 14% dei giorni, nel 2022 siamo arrivati intorno al 6-7%. Quindi questi grafici cosa ci stanno dicendo? Che la temperatura media di Allier sta aumentando e questo aumento è spinto essenzialmente dagli eventi estremi, temperature molto elevate, sia le massime sia le temperature minime. Per quanto riguarda invece le precipitazioni, non abbiamo un andamento ben preciso come veniva mostrato nel grafico delle temperature. Questo è il grafico delle anomalie. Come si legge? Le linee verdi indicano un surplus di precipitazioni, le linee arancioni indicano un deficit di precipitazione. Cosa possiamo vedere? Che dal 1800 fino ai giorni nostri in Italia avevamo periodi di surplus e periodi di deficit, di surplus e di deficit. Nell'ultimo periodo però non riusciamo bene a distinguere un andamento, ci sono alcuni periodi di surplus di precipitazione e alcuni periodi di deficit di precipitazioni. Quindi la precipitazione è una variabile più difficile da studiare, perché è una variabile che viene definita una variabile random. Oggi sì, è una variabile random perché oggi piove, domani non sì, no. Lavoro un po' in questo modo. Per quanto riguarda le precipitazioni di Allier, possiamo vedere che Allier presenta una precipitazione media leggermente superiore ai 1000 mm all'anno, quindi in questo territorio ci aspettiamo all'incirca 1000 mm all'anno. Ma osservando questo grafico, cosa possiamo vedere? Che dal 2020 in poi abbiamo avuto all'incirca 800 mm. 800 mm nel 2022 una decrescita di circa 600 mm. Quindi negli ultimi tre anni non abbiamo neanche raggiunto il valore medio di precipitazione. E questo cosa ha portato? Ha portato a un incremento dei periodi secchi. Cosa sono i periodi secchi? È il numero consecutivo di giorni con assenza di precipitazione. Mediamente ad Allier abbiamo all'incirca 38 giorni, lunghezza massima di un periodo secco. Negli ultimi anni siamo passati a 70, 67 giorni. 70 giorni vuol dire quasi 3 mesi con assenza di precipitazione, quindi per 3 mesi consecutivi non piove. Questi eventi, quindi l'aumento delle temperature, la diminuzione delle precipitazioni, l'aumento dei periodi secchi, cosa porta? Porta a un incremento della siccità. In queste due mappe abbiamo due indici, lo SPEL e lo SPI, che sono due indici utilizzati per evidenziare l'evento siccitoso. Cosa possiamo vedere? Che nel nord Italia si sta colorando di rosso, quindi abbiamo un aumento degli eventi siccitosi. Fa sempre più caldo, piove sempre di meno e quando piove l'evento è un evento precipitativo intenso, quindi piove molto e in poco tempo e il terreno non è preparato ad assorbire tutto questo quantitativo di pioggia. Gli scienziati hanno provato a spiegare il perché di questo aumento e l'hanno provato a spiegarlo utilizzando i modelli. Quindi cos'è un modello matematico? Cos'è un modello climatico? Gli scienziati cercano di rappresentare tutti gli eventi atmosferici, attraverso delle equazioni. Hanno strutturato due modelli. Un modello dove mettono solo i fattori naturali, che può essere un'eruzione vulcanica, che può essere la radiazione solare, e un modello in cui hanno inserito il fattore uomo. La linea nera rappresenta la temperatura effettivamente registrata dalle stazioni, la
linea blu la temperatura simulata dal modello senza il fattore uomo. Cosa possiamo vedere? Che per il primo periodo, fino intorno al 1950, la linea nera e la linea blu quasi si sovrapponevano. A partire dal 50 prendono due strade completamente diverse. Se noi aggiungiamo a questo modello il fattore uomo, con la linea rossa, cosa vediamo? Che all'inizio le tre linee si sovrappongono. Dal 1950 in poi la linea nera e la linea rossa si sovrappongono, mentre la linea blu cambia direzione. Questo cosa vuol dire? Che il fattore principale dei cambiamenti climatici che noi stiamo vedendo quotidianamente tutti i giorni è dovuto al fattore uomo. Volevo concludere la presentazione con una piccola curiosità. Qui in Piemonte abbiamo la stazione meteorologica più alta d'Europa. Si trova a Capanna Margherita, a 4.544 metri. E questa è la stazione, posizionata sul tetto del rifugio. Volevo farvi vedere, a Capanna Margherita, mediamente, la linea rossa è la temperatura massima, verde media, blu temperatura minima. A luglio, nel periodo estivo, la temperatura media massima non supera lo zero, è prossima ai meno 1 centigradi. La temperatura media intorno ai meno 5 e la temperatura minima intorno ai meno 9. Nell'ultima estate, nell'estate 2022, cosa è successo? La linea nera rappresenta la temperatura media, quello che noi ci aspettiamo. L'andamento, la linea rossa è l'andamento effettivo registrato dalla stazione meteorologica. La linea gialla è la temperatura estrema. Quindi questo è il TX90 di cui avevamo parlato prima, una temperatura molto elevata, una temperatura che fa scattare l'allerta. Cosa possiamo vedere? Che da giugno ad agosto questa linea gialla è stata superata molte volte e per molti giorni consecutivi. Vi faccio solo notare che intorno agli 8 di agosto a Capanna Margherita, a 4.500 metri, si sono registrati più di 8 gradi centigradi. Questo da un punto di vista ambientale è un disastro. Per quanto riguarda le minime, in azzurro l'andamento giornaliero delle minime, la linea nera è la temperatura media, quella che noi ci aspettiamo della temperatura minima registrata a Capanna Margherita, in giallo la temperatura massima, oltre la quale scatta l'allerta. Anche in questo caso cosa vediamo? Che la temperatura soglia è stata superata diverse volte. Anche in questo caso, intorno all'8 agosto, abbiamo registrato una temperatura prossima ai meno 2 gradi centigradi contro una temperatura media di meno 8 gradi centigradi. Per i ghiacciai presenti nel territorio del Rosa è stato un periodo disastroso. Grazie per l'attenzione. Fiorella, grazie. Grazie veramente, prezioso. Il quadro non è così allegro, no? Sarebbe ora che tutti ne prendessero assoluta coscienza. Io lascio il microfono all'amico agronomo per entrare nello specifico del lavoro sul territorio, del lavoro in vigna, del lavoro che deve portare poi al buon vino. Maurizio? Sì. A te. Grazie, buonasera. Ma io spero di portarvi qualche... Aspetta Maurizio, scusami, abbiamo Riccardo Cotarella? Dammi conferma. Sì, abbiamo Riccardo. Maurizio, perdonami, perché così poi lo possiamo liberare. È collesso? Riccardo? C'è? È muto? Riccardo deve accendere il microfono. Riccardo, se mi sente, eccoci, forse ci siamo. Riccardo, mi sente? Molto male, provi ancora. Non ho capito, Riccardo, mi sente male? Proviamo a riconnetterci, eventualmente. Probabilmente ha un problema di... Eccolo! Riccardo, mi sente adesso? Adesso lo sento pianissimo, però. Mi sente pianissimo. Facciamo qualche cosa? Adesso va meglio? Un attimo solo. Prego.
Sì, sì, noi l'importante, Riccardo, è che lei ci senta, questa è la cosa cioè noi l'importante è che noi sentiamo lei, questa è la cosa più importante. Mi sentite bene? Sì, 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 Riccardo, la sentiamo bene. Allora, salutiamo con un applauso il presidente di Asso Enologi, Riccardo Cottarella. Enologo di fama internazionale, uno dei pilastri dell'enologia italiana ed è anche uno dei più grandi produttori enoici italiani. Riccardo, intanto sono molto felice che lei abbia trovato il tempo per essere con noi, almeno in collegamento web. La domanda che le voglio fare è la seguente: lei ha una esperienza pluridecennale sul territorio, non solo il suo territorio produttivo d'elezione, ma un'esperienza nazionale ed internazionale. Dal suo punto di osservazione, questi cambiamenti climatici, quali problematiche più grandi stanno portando alla produzione enoica e quali sono di base i metodi con i quali il produttore vinicolo, il viticoltore, so che variano da territorio a territorio, ma quali sono i metodi di base dal punto di vista etico e strutturale per combattere questo cambiamento climatico? Intanto buonasera a tutti, vi sto parlando da un balcone meraviglioso dove si vede il meraviglioso mare della Sicilia, che quindi sto godendo di un panorama tipicamente italiano e anche viticolo. Per quanto riguarda la sua domanda, sì, in effetti ormai sappiamo tutti, abbiamo preso atto di questo cambiamento climatico da diversi anni, almeno da 25 anni a questa parte. Adesso farò delle mie considerazioni, faccio spesso che non sempre trovo un po' un accordo generale, ma lo faccio sulla base di mia esperienza personale. Partiamo da un fatto: i grandi vini italiani, intesi in senso un po' generale, a 360 gradi, sono nati negli ultimi 25 anni, vale a dire con l'avvento del cambiamento climatico. E spiego perché. I vitigni autoctoni italiani, cominciare a Sangiovese, cominciare da Abruzzo, Nerello Mascalese, Gaglioppo, Magnoppo, Negramaro, Nebbiolo, sono tutti vitigni a maturazione tardiva. Che cosa succedeva, diciamo, negli anni, fino agli anni 90? Che raramente queste uve andavano a maturazione in maniera perfetta, perché essendo tardivi, a volte la vendemmia si prolungava fino a fine ottobre, a volte inizi novembre, quando è arrivato specialmente Monte Pulciano. Bene. Succedeva che, avendo questo prolungamento di maturazione, spesso e volentieri dove non solo non si maturavano, erano soggette alle piogge e alle nebbie autunnali, e quindi attacchi di botrytis, e quindi una maturazione imperfetta. Spesso e volentieri sono vini piuttosto magri, nel senso della loro ricchezza, diciamo, naturale. Il cambiamento climatico ha anticipato la vendemmia di circa 2 settimane, a volte anche 3 settimane. E quindi le uve non solo non vanno incontro a quel problema che facevo per riferimento prima, ma nel contempo le uve raggiungono la maturità. Mi sentite? Sì. Sì, Riccardo, la sentiamo molto bene, prego. Io ogni tanto perdo il collegamento, spero che mi sia importante quando si serve. Praticamente raggiungono la perfezione della maturazione in termini sia di zuccheri, di acidità, ma maggiormente in termini di maturazione dei polifenoli, vale a dire dei tannini. E quindi siamo passati da vini acerbi, da vini magri, da vini spigolosi, da vini ricchi, a volte anche troppo ricchi, esageratamente ricchi, tannini morbidi e vellutati, dando così origine a un nuovo stile di vino italiano che ha portato alla riparta nel mondo la maggior parte dei suoi vitigni autoctoni, specialmente rossi. Ma non tutte sono rosse, non tutte sono rose e fiori. Abbiamo anche delle spine. Che cosa sono le spine? E il fatto che ci dobbiamo approcciare nel vino con la massima conoscenza scientifica. Il cambiamento climatico ci ha dato un motore nuovo, che però a volte non si può gestire se non si è dei piloti esperti, conoscitivi, che sappiamo l'approccio, diciamo, della vite a queste temperature più alte,
partendo anche da un altro concetto essenziale: la vita non teme tanto le temperature alte, non teme tanto le temperature alte quanto i raggi solari, l'esposizione di grandi persone. E questo ci dimostra che noi negli anni 80, negli anni, diciamo, inizio anni 90, la maggior parte dei nostri vigneti erano allevati a condone speronato, dove l'esposizione di grappoli al sole è quasi totale. Perché? Perché avendo degli autunni freddi e piovosi, logicamente dovevamo esporre i grappoli al sole per avere una maturazione più anticipata. E quindi abbiamo trasformato i nostri tendoni, i nostri alberelli, le nostre spalliere una volta, in un sistema chiamato appunto condone speronato. Quindi l'esposizione più totale possibile dei grappoli al sole, ai raggi solari. Cambiando il clima siamo ritornati a che cosa? Un sistema di allevamento più produttivo da un punto di vista di ombreggiature. Mi siamo passati dal condone speronato a cui io in questo momento, a parte quest'anno logicamente, i migliori risultati porti li otteniamo con un sistema che una volta mai, o una volta su 20 anni portava la mia maturazione, ma il tendone. Oggi la Bruzza è una fonte di vini rossi ricchissimi, pur allevati a tendone. Perché? Perché il tendone protegge l'uva dai raggi solari. Quindi questo cambiamento è stato possibile perché, specialmente da noi in origine, abbiamo ben inteso cosa significava continuare un sistema che non si adattava al clima. Ma non è soltanto il sistema di allevamento, è tutta una serie di accorgimenti dove noi creiamo, dobbiamo creare aria nel vigneto. Quindi abbiamo, dopo un periodo basso, piantavamo come minimo 5, 6, 7, 8 mila, a volte anche 10 mila piante per ettaro, quindi questa foresta, no, provvegliata di foglie e tracce che non permetteva la respirazione della pianta, che l'esposizione ai raggi solari giusti. Abbiamo creato sistemi di allevamento, sistemi di impianto, scusate, portandoli da numeri altissimi a 3.000, 4.000 piante per ettaro. Ma maggiormente abbiamo cambiato radicalmente il nostro approccio nel vigneto per quanto riguarda la gestione del verde. Infatti, le foglie importanti per la fotosintesi quotidiana, ma sono importantissime per quanto riguarda invece la protezione dei raggi sui grappoli. Quindi, e qui termino la prima parte del mio intervento, cosa significa questo? Che oggi più che mai, l'approccio in vigna deve essere un approccio scientifico. E non alla mia che parla, noi la vogliamo ci bene. Non abbiamo spazio per i viticoltori della domenica. Non abbiamo più motivo di approcciarci in vigna con un'approssimazione dilettantistica. Dobbiamo conoscere il ciclo della pianta, della vita, dobbiamo conoscere che cosa porta il cambiamento climatico da un punto di vista di alterazioni, anzi meglio, modificazioni del sistema di vegetazione della vigna. Ora, questo ha comportato anche il cambiamento climatico, logicamente, oltre all'approccio scientifico, alcune zone ritenute non vocali, specialmente a una certa altezza, a una certa altitudine, specialmente a una certa latitudine, che sono diventate zone invece vocate alla produzione di vini. Oggi si producono vini in Inghilterra, come ai tempi di Romani. Addirittura ci siamo allungati fino in Svezia. Quindi non possiamo più approcciarci un pressappochismo dilettantistico alla coltivazione del vigneto. Caso diverso, stagione come quella di quest'anno. In che senso? Io sognerei tutti gli anni, chiunque sappia che di viticoltura, una stagione perfetta, che so, come la 2001, dove vento, aria, sole, caldo, pioggia, sono stati quasi computerizzati. Ma così non è più. Così non è più. Dobbiamo renderci conto che comunque sia tra annate siccitose e secche, e annate come quest'anno, cioè eccessivamente umide, sia di pioggia sia di umidità assoluta, non c'è dubbio che si preferisce per le annate siccitose e secche, perché riusciamo a gestire meglio il problema della siccità piuttosto che quello di un eccesso di pioggia o di usurebbe di grandi. Cosa succede quest'anno? Quest'anno succede un fenomeno paranormale, almeno a memoria d'uomo, a memoria mia. Quest'anno è la 59esima ventennio che ha avuto tanto
entusiasmo proprio per questa diversità, che non può fare mai riferimento a esperienze del passato, se non quello di dire attenzione, approcciati sempre con umiltà alla vita del vino, perché c'è un elemento che tu puoi condizionare di un certo punto la dire il cambiamento di mano. Che cosa succede quest'anno? L'esercizio di umiltà di piogge abbiamo avuto sole la mattina, piogge il pomeriggio, nebbia la notte, quindi condizioni ideali per i patogeni, specialmente per quanto riguarda la peronospora. Da un calcolo non tanto approssimativo, noi abbiamo delle regioni che perderanno il 60-70% della loro produzione. Tutta la costa adriatica, ma direi tutta l'Italia, la costa adriatica con maggior accanimento, è stata flagellata da piogge, umidità e calore e altre temperature. E abbiamo dei danni molto consistenti che portano appunto a risolvere perdite notevoli della produzione del vino. In questi casi posso garantire che sono pochi gli rimedi, perché quando il clima è così estremo, sì, l'esperienza dalla parte scientifica è importante, ma non tale da risolvere completamente il problema. Quest'anno abbiamo grossi danni dal punto di vista del patogeno per quanto riguarda appunto la costa adriatica, ma certi vitigni, certi cultivar, molte cucciane, è molto soggetto alla peronospora, come il Negramaro, come a volte anche il Sangiovese, per cui quest'anno sono veramente problemi seri, specialmente coloro che hanno una condizione di natura biologica o Dio ce ne liberi. Problemi? No, Riccardo, vada pure a chiudere, prego. Dicevo appunto, problemi di questa stagione, però questo è anche il bello del nostro settore. Fare vino non è una formula, fare vino non è una ricetta che mettiamo in cassaforte, fare vino è un approccio romantico, scientifico, professionale, esperienziale, e quindi ci dobbiamo adattare a questo cambiamento climatico cercando di sfruttarne i lati positivi. E devo dire che siamo stati abbastanza bravi qui in Italia, forse per primi. Abbiamo concluso con una esperienza che stiamo portando avanti insieme al professor Attilio Scienza, i vitigni resistenti, cioè vitigni che sono resistentissimi alla peronospora e all'olio. Purtroppo stiamo ancora cercando la perfezione, perché pur resistendo a queste malattie non danno gli stessi risultati che possono avere invece la vite normale, ma ci arriveremo. Detto questo, prendiamo atto del nostro lavoro profondo, di particolare attenzione, ma anche di particolare professionalità e gratificazione. Sarà a contatto con la vite, sarà a contatto con la vita, sarà a contatto nel vino, sarà a contatto con le scienze più belle della natura, specialmente la biologia, dove tutto è lasciato a una certa anarchia dei propri costituenti. Io vi ringrazio per lo spazio che avete dato, non so se il mio amico è stato possibile. Vi auguro un questo debate. È sempre bene condividere questo argomento così appassionante che riguarda il simbolo della nostra, del nostro settore agroalimentare. Grazie e buonasera a tutti. Riccardo, facciamolo sentire forte l'applauso. Riccardo, grazie per il suo prezioso intervento, grazie veramente, è stato un privilegio averla con noi. A presto, grazie. a presto. Grazie a voi. Arrivederci. Bene, Presidente Nazionale di Assoenologi, 51 vendemmie sulle spalle non sono mica poche. Bene. E tocca a te, Maurizio. Adesso entriamo nel merito del Piemonte e del Canavese. Sì, intanto una battuta su quello che ha detto il Presidente Cattarella. È vero che in Piemonte pochissimi hanno fatto il cordone speronato e quasi nessuno dei vigneti fitti. Quindi diciamo che sì, ma magari anche senza una grande... Adesso si è acceso, però... Ah, ok. No, si accende e si spegne. Allora la batteria è Quindi, insomma, diciamo che ci siamo comportati abbastanza bene, forse perché il Piemonte è una regione così tradizionalista che quando diventa il momento di seguire le mode sono già passate, no? E allora... Ah, ok.
E allora questo qualche volta ci avvantaggia. Io vorrei portare qualche riflessione un po' più incoraggiante stasera, che fa riferimento soprattutto alla realtà del canavese, in quanto cercherò di mostrare o di spiegare, insomma, almeno nella mia opinione, come rispetto ad altre zone il canavese si dimostra, la viticoltura canavesana si dimostra più resiliente rispetto al cambiamento climatico, rispetto ad altre viticolture. Allora, Fiorella parlava prima dell'istituzione delle reti meteo. Ora, nel Medioevo non c'erano le reti meteorologiche ovviamente, però c'erano i bandi della vendemmia. Quindi abbiamo dei ricercatori che hanno cercato di mettere insieme i dati sia dei monasteri cistercensi della Borgogna che dei bandi ducali della vendemmia, per vedere quando le epoche di vendemmia negli ultimi 700 anni. E da questi dati, che sono insomma discretamente attendibili, non sono perfetti ma discretamente attendibili, viene fuori che fino a questo grafico si ferma al 2003, quindi in 7 secoli la vendemmia è cominciata in Borgogna 2 volte, se ricordo bene, 3 volte prima della fine di agosto, cioè in 700 anni 3 volte prima della fine di agosto, negli ultimi 20 anni è successo 4 volte. Quindi 3 volte in 700 anni, 4 anni in 20 anni. Questo ci dice molto, no? sulla velocità del cambiamento climatico, perché una cosa che dicono spesso i negazionisti, diciamo, i cambiamenti climatici ci sono sempre stati. È vero, ci sono sempre stati, ma la velocità con cui si sta verificando questo cambiamento in realtà è qualcosa di abbastanza nuovo. Ora, questo numero, non vi impressionate, ma è molto semplice, l'indice di Winkler, no? questo numero della seconda colonna, che è un indice che si usa molto in viticoltura, si ottiene semplicemente sommando le temperature medie di ogni giorno da aprile a ottobre, che è considerata la stagione vegetativa della vite, togliendo 10, perché 10 è considerato il minimo termico di vegetazione, e viene un numero che va più o meno da 900 a 2800 a seconda delle zone climatiche, a seconda anche delle annate, perché ovviamente non tutti gli anni l'indice è uguale, ma grosso modo. Ora, quello che vediamo, ci sono questa è la classificazione di Winkler, un climatologo americano, che ha diviso le regioni in questo modo. E lui sosteneva che in sostanza c'è un po' questa teoria che è ancora molto in voga, soprattutto negli wire writer di lingua inglese, che i vini buoni in realtà si fanno nei climi freschi, non nei climi caldi. No? Noi non è che siamo così d'accordo, perché secondo noi questo deriva un po' dal fatto di aver usato come campione i vitigni francesi, cioè soprattutto quelli del nord o al massimo quelli dell'area atlantica, quindi Cabernet Merlot. Cioè noi ovviamente abbiamo dei vitigni che, come diceva Cottarella, hanno un ciclo molto lungo e che fanno vini buoni in climi più caldi, tipo Nero d'Ava, Negro Amaro, così, ma anche la Barbera stessa. No? Ecco. Però quello che è interessante è vedere che questa classificazione in realtà non è più valida, perché le frecce a destra che ho messo dicono che noi stiamo continuamente scivolando verso zone più calde. Il 2002, il 2022 è stata un'annata eccezionalmente calda, però vedete che adesso io questi sono i dati delle stazioni meteo del settore agrometeorologico, del settore della regione Piemonte. Quindi l'indice di Winkler per Manzelli nel 22 è stato 2225, tipo appunto che sta già nella regione 5, cioè siamo in Puglia, Sicilia, secondo i dati storici, e parliamo di Manzelli, perché se parliamo di Nizza siamo 200 gradi più sopra, quindi siamo pienamente nel sud rispetto alla nostra memoria storica. Un vantaggio che abbiamo noi che lavoriamo con gli agricoltori è che non incontriamo facilmente dei negazionisti climatici, perché gli agricoltori si confrontano tutti i giorni col problema, quindi chi gli va a dire che il cambiamento climatico non c'è rischia di prendersi una zappata sulla fronte, perché sanno benissimo che il cambiamento climatico è una cosa tangibile. Ma
E poi diciamo che la seconda fase del negazionismo è quella di dire sì, il cambiamento c'è, perché insomma ormai non si può più negare, basta leggere i numeri sulle colonnine, però l'uomo non c'entra molto e così via. Ecco, qui è un po' una battuta, ma insomma ci illustra proprio questa strana opinione, no? Ora possiamo mitigare quello che possiamo fare a livello viticolo, non è molto, insomma possiamo cercare di dare i nostri contributi a ridurre il nostro impatto sull'ambiente, ad esempio non usando delle bottiglie da un chilo vuote e così via, però quello che possiamo fare non è molto, quindi noi lo stiamo subendo e dobbiamo cercare di capire come possiamo mitigare gli effetti di questo cambiamento climatico. Io dico che il canavese ne ha meno bisogno di altri territori, adesso cerco di spiegare il motivo. C'è questo esempio della Champagne. In Champagne il sindacato dei vignaioli ha chiesto all'INAO, cioè l'Istituto delle Denominazioni di Origine, di poter abbassare la densità di impianto fino a 4.000 viti per ettaro. In Champagne ci sono le vigne fitte, quelle di cui parlava Cotarella, che però in Piemonte non abbiamo. E questa scelta è stata motivata con la necessità di far fronte al cambiamento climatico, perché avere una vite un po' più diciamo espansa consente in qualche misura di ritardare leggermente la maturazione, consente di gestire il terreno con l'inerbimento, quindi l'inerbimento riduce la temperatura del suolo e quindi di avere quella maturazione tardiva che è un po' la caratteristica della Champagne, quindi di poter raccogliere le uve in un periodo più freddo. Qualcuno dice qui stravolgiamo il paesaggio della Champagne, ma in realtà il paesaggio agrario è qualcosa che è in continuo mutamento nei secoli, perché continuamente segue le necessità dell'evoluzione dei mercati, dell'evoluzione del clima e di tutti i cambiamenti, la meccanizzazione ultimamente anche, no? Qualcuno dice ma anche la qualità del vino. Allora, sulla qualità del vino si sono fatti molti anni di prove, 15 anni di prove su 17 parcelle, ovviamente degustazioni cieche con più di 200 degustatori, cioè se qualcosa ci può insegnare la Francia. Io non sono particolarmente un francofilo, devo dire, però se una cosa ci può insegnare la Francia è che loro non seguono le mode, perché di solito sono loro che le fanno le mode, no? Allora noi qualche volta ci imitiamo le viticolture degli altri, magari non sempre rendendoci conto che i climi sono diversi, i vitigni sono diversi, i terreni sono diversi, per cui c'è stato questo periodo che alcuni piantavano 8-9 mila viti per ettaro, ma poi si è visto che non andava bene in sostanza. E coloro invece prima di fare un cambiamento ci lavorano sopra e chiariscono a priori se funziona, no? Ora, quello insomma si è visto che la qualità non peggiora, diminuisce la produzione, perché ovviamente allargando la distanza tra i filari c'è una perdita del 18-20% di produzione. Qui c'è anche un po' un equivoco da chiarire, no? Cioè in realtà non è che gli impianti fitti si fanno per fare più qualità, si fanno per mantenere la stessa qualità producendo più uva, cioè si fanno per fare più produzione. Il fatto di avere anche la vite un po' più alta da terra, perché filare più largo vuol dire anche alzarli, vuol dire anche sfuggire più facilmente ai ritorni di freddo, perché vicino a terra c'è la massima escursione termica, quindi più caldo di giorno e più freddo di notte. E curiosamente il riscaldamento del clima accentua il rischio di gelo anziché diminuirlo. Questo perché? Perché il germogliamento viene anticipato. A causa dell'inverno più mite, la vite germoglia prima, poi, come diceva Fiorella, il clima è una cosa ma il meteo è un'altra, quindi ci può essere il ritorno di freddo e quindi i germogli vengono fregati. Ora qui mi riallaccio un attimo al discorso del canavese, perché allora io dico subito, io sono un sostenitore della pergola, ovviamente non ho nulla contro la spalliera, ma sono un sostenitore della pergola laddove la pergola si è affermata come tradizione, perché quando si afferma una tradizione c'è sempre un motivo.
E la pergola ha alcuni vantaggi. Uno di questi vantaggi è appunto quello della maggiore distanza dal suolo, quindi minore rischio di gelate. Un altro l'ha detto Cotarella, quindi un maggiore ombreggiamento dei grappoli, e anche questo viene a favore di una mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Non voglio dilungarmi troppo, quindi, però in sostanza il modello Champagne, poi lo paragono un po' al modello mais foglierette, no? Cioè cercare di sfruttare tutta la luce possibile nell'unità di superficie per spingere al massimo questo motore della fotosintesi. Ecco, la pergola in realtà fa qualcosa di simile, perché la pergola ha una elevata estinzione luminosa, cioè intercetta molta luce nel corso del giorno, perché prende il sole dalla mattina alla sera, più o meno inclinato, però la prende tutto. L'impianto, anche qui, una densità abbastanza ampia che avete nel canavese, forse anche troppo in alcuni casi, però anche questo, contrariamente a quanto ha sostenuto qualche accademico, in realtà l'impianto finto consuma più acqua, non ne consuma di meno, perché è vero che la radice tende a spingersi più in profondità, però è anche vero che ci sono molte più foglie che traspirano, e quindi in realtà nelle viticolture aride, per esempio quella che si faceva in California prima che ci fosse l'irrigazione, si facevano impianti a densità molto basse, imparando in questo modo l'agricoltura dai nativi americani, che appunto coltivavano il mais, le zucche, con densità molto, molto basse. Pensate cos'è il mais da noi, cioè una pianta che consuma un sacco di acqua, occupa tutta la superficie, non era così il mais un tempo, l'abbiamo modificato. Sulla densità non voglio spingermi oltre, andiamo avanti. Ecco, discorso della escursione termica, è un tema che piace molto ai giornalisti, quello dell'escursione termica, no? In realtà è un tema largamente sopravvalutato, anche se soprattutto sui vini bianchi una certa importanza ce l'ha. Sui vini rossi molto meno, perché pensate per esempio a zone come Bolgheri o come Bordeaux stesso, dove l'escursione termica giornaliera in realtà è molto bassa, perché c'è l'effetto volano termico dell'acqua e però si fanno grandi vini rossi. Sui bianchi è un po' diverso il discorso, però c'è da dire che è meglio avere meno escursione termica piuttosto che avere dei picchi di calore eccessivo. Quindi in questo senso dico che anche in questo senso la pergola è una buona cosa. E poi ci sono alcuni precursori di aroma, soprattutto i norisoprenoidi, quindi per esempio di frutta tropicale, che in realtà preferiscono delle notti un po' più calde, cioè non tutti i precursori aromatici amano il freddo di notte. Infatti, insomma, lo Chardonnay siciliano, questi profumi di Chardonnay di zone calde, anche California, Australia, eccetera, ma ha queste note di frutti tropicali che sono proprio dovute ai norisoprenoidi, che sono tipici di climi più caldi. Interessante quello che scrive la Fitch Rothschild, Chateau Moutard Rothschild, sul suo sito, alla voce terroir, che dice: il vigneto del Medoc è piantato su una stretta striscia di terra lunga 80 km e larga 5-10 vicino al fiume, che la irriga in profondità e mitica le differenze di temperatura. Cioè, lui dice, altro che escursione termica, noi le mitighiamo le differenze di temperatura. Ecco, indietro tutta, cosa vuol dire? No, noi abbiamo, per molti anni, abbiamo cercato di spingere la maturazione, quindi di anticipare la maturazione, per avere più zucchero, per avere una maturazione più completa. Cioè, adesso molto spesso dobbiamo fare il contrario, cioè dobbiamo cercare di rallentarla la maturazione. Nel canavese secondo me non molto, nel senso che forse il canavese ha avuto più vantaggi che danni dal riscaldamento del clima, perché l'erba luce è una maturazione tardiva e quindi non ha avuto un particolare problema, anzi direi che la qualità è decisamente migliorata. Ovviamente.
anche per merito del viticoltore che ha migliorato la tecnica, però diciamo che anche il clima sotto questo aspetto ha anche dato una mano. Certo, il rischio di grandine forse potrebbe essere aumentato, non abbiamo ancora dei dati precisissimi a questo riguardo perché i tempi sono un po' troppo stretti per dirlo, però qualcosa ci fa pensare che il rischio di eventi di tipo uragano è sicuramente in aumento. Ecco, però dicevo, noi quindi facevamo diradamenti, cercavamo di produrre poco, cercavamo di esporre le uve al sole, facevamo gli impianti fitti, non tanto da noi, ma magari in Toscana, in Umbria, così via. Adesso stiamo un po' tornando tutti indietro, no? Quindi maggiore altezza da terra dal frutto, più gemme per pianta, ombreggiamento parziale della fascia produttiva, le cimature tardive per limitare la fotosintesi nel caso della pergola non si fanno, si possono fare nel caso della spalliera, ma nel caso dell'erbaluce direi che non è proprio il caso. E le tecniche di potatura per allungare il ciclo si fa in alcuni casi, per esempio si fa la doppia potatura per cercare di ritardare l'emissione delle gemme basali e portare la vendemmia più avanti, ma anche di questo secondo me voi non avete bisogno. Quindi cioè, voglio dire, in conclusione, secondo me voi forse avete avuto più vantaggi che svantaggi dal cambiamento climatico. Però, voglio dire, c'è per tutti un punto limite. Il 2022 sotto questo aspetto ha fatto paura. Diciamo che quest'anno, sì, da un lato Cottarella parlava di grossi danni da peronospora, per fortuna in Piemonte non abbiamo grossissimi problemi, diciamo che è un'annata abbastanza normale sotto questo punto di vista, ma però Cottarella ha ragione, anche io sono stato la settimana scorsa in Abruzzo, ho visto ettari, centinaia di ettari senza un grappolo attaccato. Però pensiamo positivo. Qui al momento le cose vanno ancora abbastanza bene. Certamente bisogna fare il possibile perché, ma questo però diciamo a livello globale, perché le cose si fermino perlomeno così, ecco. Sappiamo che non sarà, non ci riusciremo, allora diciamo che se non riusciamo a fermarla, perlomeno a contenere questo aumento di temperatura e di aumento di fenomeni estremi entro limiti che possano essere accettabili. Grazie. Maurizio, prezioso amore solito, grazie per il tuo intervento. Fiore, rientra pure Neranghi. Paolo, ti vedo, ci diamo del tu, vero? Ti vedo comodo. Adesso ti faccio alzare. Invito a raccogliere Paolo Balocco, direttore del settore agricoltura e cibo, Regione Piemonte, che ci farà una veloce sintesi di come l'amministrazione regionale piemontese come sia operativa e provi a portare delle risposte e anche delle soluzioni, insomma, che si avvicina agli agricoltori. Prego Paolo. Grazie, cercherò di essere sintetico. Grazie dell'invito, signor Sindaco, dovrà essere qua l'assessore Marco Prodo Barbo. Oggi c'è stato il Consiglio regionale fino a tardi, quindi ci sono stati degli slittamenti per i suoi appuntamenti, mi ha chiesto di venire qua e sono contento di essere qua, anche perché ho imparato tante cose. Qui non sono un tecnico del settore, sono un direttore amministrativo, da 5 anni sono direttore della regione, seguiamo tutte le questioni collegate anche ai cambiamenti climatici. Non vi parlerò del Canavese, do alcune informazioni, alcuni dati più di carattere generale per quanto riguarda la regione Piemonte. Ho alcune schede, io normalmente vado a braccio, ma cercherò di essere puntuale nelle cose che dico. Allora, cambiamenti climatici, abbiamo capito che ci sono in maniera importante, negli ultimi anni hanno degli effetti disastrosi, cambiamenti climatici che si sommano ad altre questioni che impattano fortemente sul settore primario. Hanno citato prima l'invasione delle specie alloctone, abbiamo citato il discorso anche della cimice, abbiamo citato il discorso della popiglia, nel senso che noi abbiamo una combinazione di effetti negativi
passiamo dalla siccità intensa, vediamo l'anno scorso facevamo i convegni sulla siccità, siamo passati a fare oggi i convegni sulle alluvioni, sulle grandinate, quindi abbiamo una miscellanea di effetti negativi che hanno un effetto devastante sul settore primario anche e soprattutto in termini economici. Allora, la politica agricola comunitaria che noi gestiamo a livello regionale individua, partendo dai principi generali, degli obiettivi che vanno a toccare in modo particolare gli aspetti ambientali. La politica agricola comune intercetta degli obiettivi di tipo economico, ambientale e sociale. Mi soffermerei sulla parte ambientale. Questi sono i 10 obiettivi della PAC che noi perseguiamo tramite l'applicazione dei nostri interventi, e vediamo che uno degli obiettivi fondamentali è agire per contrastare i cambiamenti climatici, tutelare l'ambiente. Ma se vediamo tutti gli altri pallini con i vari altri obiettivi, tutti sono collegati a l'obiettivo fondamentale che è quello della salvaguardia dell'ambiente. C'è il discorso, perché ad esempio parto dal ricambio generazionale, perché secondo noi è fondamentale. Se non ci sono i giovani che si insediano in agricoltura, o se c'è un ricambio reale, è chiaro che noi non avremo un futuro nell'agricoltura. Quindi diciamo, i giovani che credono e hanno una visione più attenta rispetto a quelli che sono gli obiettivi fondamentali del ricambio dell'ambiente, ecco che questo è fondamentale. Purtroppo in Italia abbiamo in termini generali pochi giovani. Avere pochi giovani come numeri, è chiaro che il ricambio è molto più lento e molto più difficoltoso. Ecco, budget, vi do qualche indicazione di economica che può servire a intercettare anche un aiuto al settore agricolo. Noi abbiamo 756 milioni di euro, 23-27, che è l'importo complessivo dei tre impegni comunitari, statali e regionali per la politica agricola della regione Piemonte. È un importo abbastanza significativo, non dico significativo, perché noi abbiamo quasi 50.000 aziende agricole. Quindi è sicuramente l'impegno della regione per cercare di spendere questi fondi. Abbiamo già cominciato, sono già partiti, poi diciamo, i rappresentanti della situazione dell'azienda lo sanno bene, abbiamo già attivato numerosi bandi sul settore agro, climatico, ambientale, benessere animale, ma non solo, e da un lato sono molto contento perché sono arrivate moltissime domande. E quindi diciamo, nei prossimi mesi dovremo essere attenti a fare un'attenta istruttoria per evitare poi per far sì che i soldi che mettiamo in pista vengano spesi bene. 50 interventi, sostanzialmente questi 756 milioni che intercettano le esigenze delle aziende agricole sono ripartiti, come vedete, con questa indicazione di carattere generale: 257 milioni rotti sugli interventi agro, climatico, ambientali, sostegno alle zone svantaggiate, investimenti 268, giovani 43 milioni, cooperazione eccetera eccetera, formazione anche 21 milioni. Non è pensabile non accompagnare l'insediamento di giovani o diciamo così il sostegno all'azienda agricola se noi cerchiamo di mettere una certa attenzione anche per tutto il settore che riguarda la formazione e il sostegno per far capire l'importanza di determinate tecniche, ovviamente anche collegate specialmente a un nuovo modo di fare agricoltura, perché non esiste una soluzione a problemi così incredibili, perché abbiamo visto dai grafici che tutto sta cambiando molto intensamente e molto velocemente, e se guardiamo gli ultimi dati degli ultimi anni a volte non abbiamo termini di paragone, perché gli effetti di cambiamenti significativi in poco tempo hanno degli effetti molto devastanti su quello che è la produzione. Allora, per tante questioni, infatti stiamo attivando dei bandi. Ora qua io non voglio tediarvi su questi stanziamenti, ma voglio dire,
l'attuale programmazione prevede una serie di interventi a sostegno del risparmio, ad esempio, idrico, perché oggi come oggi abbiamo un problema significativo di una risorsa come l'acqua che realmente comincia, diciamo, i ghiacciai ormai non ci sono più, abbiamo un problema di falde, abbiamo un problema di acqua, anche se poi magari c'è stata, diciamo, l'alluvione in questi giorni e quindi ha determinato in determinate zone un aumento di eccessiva presenza di acqua, ma tendenzialmente abbiamo un problema a gestire la risorsa acqua. Quindi dobbiamo guardare al futuro e dobbiamo far sì che le aziende agricole possano intervenire per un migliore utilizzo di una risorsa che in questo caso è l'acqua. È chiaro che poi le attività che vengono poste in essere sono significative anche in termini, come dicevo prima, di accompagnamento delle aziende agricole che vengono fatte, queste accompagnamenti, attraverso l'utilizzo di una formazione che noi usiamo attraverso le associazioni, attraverso le università e attraverso gli enti di ricerca. Perché cercando di andare di pari passo con la formazione, cerchiamo di veramente dare degli elementi a sostegno di queste problematiche. Io non voglio, sono stato, spero, nei tempi, non mi metto a commentare i bandi che abbiamo aperto, perché penso non sia, diciamo, il caso, ma sono a disposizione io e i miei uffici per qualsiasi informazione per quanto riguarda questi aspetti. Grazie. Grazie Paolo, grazie Paolo. Aspetta, sì, eccomi, figurati. Allora, questo lo mettiamo qui, questo lo do a Bruno Meccacici, presidente di Coldiretti Torino, giovane allevatore piemontese. Mi metto gli occhiali, ho preparato tre semplici domande per te. Allora, la prima: questo è l'anno dell'erbaluce, giusto? Il vitigno piemontese del 2023. Avete organizzato una serata di promozione dell'erbaluce a Torino. E la domanda potrebbe sembrare scontata, no? O banale: perché proprio a Torino e non in Canavese? Innanzitutto volevo ringraziare il sindaco, ringraziare te, Daniele, per l'invito. Questo mi è dovuto veramente, perché per me è un piacere essere qua a rappresentare le aziende agricole. Perché questo evento a Torino? Questo evento a Torino perché abbiamo capito noi che è inutile tante volte promuovere un'eccellenza nel territorio dove quell'eccellenza nasce, tutti la conoscono. Per migliorare quella che è quell'eccellenza bisogna farla conoscere chi ancora ha dei dubbi su cos'è. E noi abbiamo fatto proprio questo evento, e oltretutto qua mi fa molto piacere avere delle aziende proprio presenti che hanno partecipato con piacere e orgoglio a questo evento che abbiamo organizzato al centro di Torino, nella nostra sede, per portare questa eccellenza che è stata capita e concepita dai produttori. Quello che mi ha fatto più piacere, dai consumatori, quello che mi ha fatto più piacere è che proprio in quella serata c'era gente che faceva delle domande ai produttori, faceva delle domande a noi, faceva delle domande su come veniva coltivata questa uva, questo vitigno, su che territori manteneva. E questo secondo me è quello che ha come ruolo un'associazione di categoria: valorizzare le proprie aziende. E questo è stato l'input che ci è stato dato, che abbiamo voluto dare alle nostre aziende, a tutte le aziende, questo tempo, non solo quelle di Coldiretti. Non solo quelle di Coldiretti, io dico le nostre inteso come azienda agricola, perdonami, ho questo difetto, no? Però a tutte le aziende agricole, per poter mostrare quelle che sono state le loro eccellenze, ma soprattutto quello che è stato il loro lavoro per portare a quell'eccellenza. Sì, è bello. Dal punto di osservazione di Coldiretti, quali sono gli input che ricevete sulla visione delle minacce più grandi in Canavese, in agricoltura in generale? Noi abbiamo, allora, io ad oggi sono a posteriori di quello che è stato, parliamo di eventi climatici avversi, sono a posteriori delle carni riferite di quello che è capitato appena ieri, no? Dove ho sentito alcune aziende agricole di Poirino, Santena, che tanto sono sempre aziende agricole, anche se non sono del Canavese,
ma hanno avuto un danno enorme ieri, hanno perso completamente le produzioni, ed è capitato là, ma poteva capitare qua, poteva capitare ovunque. E quindi innanzitutto mettere queste aziende, tutte le aziende, in condizioni di potersi almeno parare un pochettino, difendere un pochettino da queste situazioni che oramai sappiamo che arrivano. Non è l'eccezione che arriva una volta ogni tanto e batte una volta in un certo territorio distretto, arrivano sempre più spesso e sempre più sovente e colpiscono troppo duro oramai, e non possiamo permetterci di far sì che le nostre aziende decidano di cambiare lavoro solo perché non sono messe in condizione di. Questo è fondamentale. E poi quelle che sono battaglie che oramai sono stoiche della Coldiretti, insomma, e me ne sono fatte proprio quando sono stato eletto presidente, è il consumo di suolo. Noi abbiamo necessità di suolo per produrre, che poi sia mais, grano, coltivare la vite, e noi abbiamo bisogno di suolo fertile, e quindi il consumo di suolo è una di quelle pratiche che noi contrasteremo sempre, sempre, sempre. Questo meno cementificazione, che è una moda oramai trentennale, meno urbanizzazione, perché non c'è tutto questo bisogno, siamo un paese non in salita ma in decrescita di popolazione, un po' meno speculazione edilizia. È un po' più di terra da coltivare, non sarebbe male. Non sarebbe, ma dicevamo prima, allargare le viti per creare un po' più di erba. Nel momento in cui la togliamo, che ci facciamo sopra una bella palazzina, e quell'erba lì non ce l'abbiamo più. Ma tolte le palazzine, io continuo a vedere che i capannoni chiudono tendenzialmente e se ne costruiscono degli altri, non si capisce perché. Infine, qual è la strada migliore secondo Coldiretti? Cioè, una l'hai già detta, no? una profonda attenzione, ma per migliorare e valorizzare ulteriormente i prodotti. Gli ausili ce ne sono molti. Voi quale state identificando come migliore, quella che vi dà più ritorno? Metterci la faccia. Quella è la cosa migliore, metterci la faccia. Noi stiamo oramai da decenni portando avanti, e oltretutto ce ne sono anche qui in Canavese, i mercati di Campagna Emilia, per farne uno. Dipende. Dove ci arriva Rola, quindi. Ma perché veramente ci mettiamo la faccia, ma non mettiamo una faccia interposta, mettiamo la nostra, di produttore, dove facciamo la stessa cosa che abbiamo portato l'altra sera a Torino. Quindi raccontiamo al consumatore le nostre fatiche, le nostre difficoltà, ma raccontiamo il sudore, il prodotto da che il sudore arriva. Pensate, vi racconto questa perché mi è rimasta veramente nel cuore nel mio giudizio del presidente, no? Parlando proprio di viticoltura, no? Sono andato da un produttore, mi ha fatto vedere due bottiglie di vino, no? Lui mi fa, questo è lo stesso vino. Una bottiglia costava 18 euro, l'altra 25. Ma è lo stesso vino, mi ha detto lui, lo stesso vino. Fa, ma questa qua posso andare con i trattori, fare i trattamenti, tutto tranquillo, perfetto. Questa qua è una parete rigida dove posso andare solo a piedi. Devo fare tutte le operazioni manuali, devo prendermi della mano d'opera e quindi devo farmela pagare. Ma queste cose, se noi le raccontiamo, la gente non lo sa. E se noi non mettiamo in condizioni questi produttori di poterle raccontare, sapete cosa capita? Che quelle viti lì non c'è più nessuno che le coltiva. Quindi è fondamentale metterci la faccia, è fondamentale metterci in condizione di mettere la faccia. Noi stiamo facendo, come Coldiretti, questo devo dirlo, un investimento importante, uno sforzo veramente importante per aprire proprio il centro di Torino un mercato dei produttori di Campagna Emilia che possano vendere direttamente a un costo sostenibile per le aziende agricole, ma vendere direttamente loro, senza intermediari di mezzo. Questo è fondamentale per noi. Bravi. Bravi. Fondamentale, sì. Infine, va da sé, associazione di categorie, quali sono le priorità che dovrebbero essere affrontate dalla politica per un maggiore rispetto, per un'etica dell'agricoltura e per dare maggiore valore ai nostri prodotti agricoli, in particolare quelli piemontesi? Allora, poi qui fianco a me o ce l'hai a fianco. Paolo Bologo, so che non sono io che mi raffronto direttamente, perché Ubi Maio o il mio presidente regionale ci mancherebbe, ma i dati che ha fatto vedere, quelle che sono le dinamiche che ha fatto vedere prima benissimo il dottor Balocco, sono fondi che arrivano e che mettono le aziende agricole in condizioni di poter operare. Ma in realtà le aziende agricole devono stare in piedi con le proprie gambe, facendo reddito ed economicità con le proprie gambe, ed è fondamentale, perché nessuna azienda sana può vivere con dei contributi che ti arrivano una tantum.
però dobbiamo essere messi in condizione, ed essere messi in condizione vuol dire tante volte, da parte di quella che è la politica, prendere anche delle decisioni forti, importanti e alle volte impopolari. Impopolari, bravo, è bravo, è bravo, ma che porteranno magari non nell'immediato, ma da qui a 15 anni a far sì che non ci sia una diminuzione dei giovani in agricoltura, ma assolutamente un aumento dei giovani. Guarda, prima vedevo il grafico che la professoressa mi ha mostrato, no? Dove dagli anni 60 si innalzavano, no, le temperature, ma dagli anni 60 diminuivano le aziende agricole. Perché i dati sono quelli, eh? Quindi io vi dico, ma perché questo? Cioè, io dico, noi siamo dei concreti sognatori, gli agricoltori, perché siamo concreti di fatto, però se non sognassimo un pochettino avremmo già cambiato tutti il lavoro, perché se non sognassimo... In realtà però quando ci vediamo magari i nostri raccolti o le nostre viti distrutte da degli animali selvatici, qui una risposta dobbiamo darla ai nostri soci, ai nostri agricoltori. Quindi veramente metterci in condizione di operare nel modo sereno. Abbiamo già molte variabili che non possiamo controllare e non controlleremo mai. E una è proprio quella del tempo meteorologico, però dobbiamo essere messi in condizione dove quello si può controllare. Grazie mille. Bruno Beccacisi. Una precisione, dobbiamo dirlo, Riccardo Cotarella, lo dico in maniera anche molto simpatica, ma io non più di 10 minuti, poi era talmente preso bene, secondo me aveva un panorama davanti in Sicilia, alla fine misura, ma importo di parole comunque importanti e preziose. Le conclusioni. Bruno poco fa ha detto metterci la faccia. Bruno poco fa ha detto raccontare i prodotti, raccontare la storia, raccontare i territori, quello che adesso va di moda chiamare, perché come non avessimo il termine italiano narrazione, lo storytelling. Io vivo di storytelling, attenzione, la mia professione, io faccio narrazione con Wine Voice Radio Podcast, racconto i produttori e i vini. Ma chi più di Slow Food, quando è nata tanti anni fa, ci ha messo la faccia, ci ha messo l'attività, ha iniziato a fare narrazione in direzione ostinata e contraria, e alla fine Slow Food, lo possiamo dire, ha cambiato la vita di milioni di persone, non di migliaia, decine o centinaia di migliaia, milioni di persone in tutto il mondo. E molta politica è stata, per fortuna, condizionata in maniera positiva, in particolare in Piemonte, ma poi in tutta Italia, e poi in tutta Europa, e poi in tutto il mondo. E per le conclusioni io non potevo non avere Silvio Barbero. Grazie Silvio di essere con noi. Grazie. Ma non farò nessuna conclusione, vi prometto, anche se io sono abituato a essere un po' lungo, che starò veramente in pochissimi tempi. Non vorrei deludere le vostre aspettative, perché io porterò un messaggio di grande preoccupazione. In quel po' di ottimismo l'ho portato Maurizio, io farò il contraltare. Però la situazione è una situazione che richiede, come dire, chiarezza, e richiede di essere veramente molto franchi da questo punto di vista. Allora, due o tre concetti, chiedo scusa della semplificazione perché c'è poco tempo, insomma, però insomma i concetti vengono fuori. Il primo, dobbiamo incominciare non più a parlare di cambiamenti climatici o non solo di cambiamenti climatici, ma dobbiamo incominciare a parlare di crisi climatica. Noi siamo nel pieno di una crisi climatica. I cambiamenti climatici, l'aumento della temperatura sta determinando una situazione di gravissima crisi climatica a livello planetario. E quando c'è una crisi, le cose sono due. O si subisce questa crisi, ma in questo caso non siamo di fronte ad una crisi, come dire, come in passato le crisi economiche, no? C'era una crisi economica, una deflazione, poi si tornava su e dava. Siamo in presenza di una crisi progressiva. È già stato detto velocità, eccetera, eccetera. E quindi o noi subiamo questa crisi, ma è come
come dire, accettare che non il pianeta sparisca, ma che l'uomo, l'umanità sparisca. E non sto dicendo cose campate, sto dicendo il fatto che se in quella curva che sta andando avanti, nei prossimi 100-200 anni, che nella storia dell'umanità sono come un secondo della mia vita, la temperatura aumenterà oltre i 2 gradi, o oltre i 3 gradi, succederà di tutto. Aumenterà il livello degli oceani, sta già aumentando, abbiamo parlato delle temperature della Terra, parliamo delle temperature del mare, no, sta cambiando molto anche la temperatura del mare, questo è importante, aumenterà il livello degli oceani, scioglieranno i ghiacciai, eccetera, eccetera. Altro che migrazioni come quelle che abbiamo adesso, avremo fenomeni di migrazione incredibile a livello mondiale. Quindi o questa crisi la subiamo, o cerchiamo in un momento di crisi di capire quali sono le cause di questa crisi, no? E provare a cambiare. Qualcuno parlava mitigare, perché probabilmente siamo già in ritardo, probabilmente non ce la facciamo più a tornare indietro, no? Però oggi noi siamo in una situazione, l'uomo, l'umanità, in una situazione in cui siamo un po' come siamo su un treno, questo treno sta andando dritto verso un burrone e c'è qualcuno che dice che comunque bisogna aumentare la velocità, ma aumentare la velocità vuol dire accelerare il tempo in cui quel treno va a finire nel burrone. Quindi quello che voglio dire è questo: dobbiamo in un momento di crisi come questa ripensare i modelli di produzione, distribuzione e consumo del cibo, che sono stati la causa, che sono la causa di che cosa? Della produzione di gas clima alteranti, che sono quelli, CO2 ma non solo, metano e altri, che sono quelli che oggi stanno determinando la crisi climatica e l'accelerazione della crisi climatica. Noi continuiamo, l'uomo continua a produrre sempre di più questi gas invece che ridurli. Perché? Perché il modello industriale, partendo dalla rivoluzione industriale oggi, è un modello che si è costruito dal punto di vista economico, dal punto di vista energetico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista organizzativo, con la logica della crescita. Bisogna sempre crescere, crescere, crescere. Oggi probabilmente dobbiamo cambiare questo paradigma. Oggi non bisogna più parlare di crescita, io non sto dicendo che bisogna parlare di decrescita, ma bisogna ripensare il modello di sviluppo. Dobbiamo continuare a produrre sempre di più. Guardate che si è accennato, io lo volevo dire, al tema del consumo di suolo. Ma allora, se stiamo in Italia, no? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che sono 20 anni che giacciono in Parlamento delle proposte di legge per bloccare il consumo di suolo, e sono 20 anni ancora oggi che queste proposte di legge sono ferme. Sono ferme. Ogni anno, ancora oggi in Italia, noi consumiamo suolo, cementifichiamo ogni anno, ogni anno. Allora questo modello va rivisto. In che senso? Qui sarò molto rapido. Bisogna ripensare i paradigmi. Non si può risolvere questa crisi, che è una crisi epocale, è una crisi climatica, ma che appunto no, è climatica perché dietro l'aumento del clima c'è la produzione di CO2, c'è il consumo di suolo, ci sono l'uso continuo, sempre più aumentato di prodotti chimici, no? Per produrre cibo, c'è lo spostamento delle merci che viaggiano da un continente all'altro. Il tema dei mercati contadini non è solo dare una risposta alle esigenze economiche dei produttori, giustissima,
ma il mercato contadino, la filiera corta è uno degli elementi che deve, che cerca di rompere quel meccanismo, quel modello organizzativo che fa sì che i cibi si spostino da una parte all'altra del mondo creando e producendo CO2. Quindi il cambiamento di quel modello, cioè di una globalizzazione sbagliata, attraverso piccoli interventi come quello di creare tanti, vuol dire cambiare il modello di distribuzione del cibo, così come bisogna cambiare il modello di produzione del cibo puntando, e qui sono schematico, capitemi, su un ritorno alla naturalità delle produzioni e alla tutela e difesa della biodiversità. Questo è quello che noi dobbiamo fare, ma questo vuol dire cambiare i paradigmi, cambiare il modo di produrre, cambiare il modo di distribuire il cibo, cambiare il modo di consumare il cibo. Ecco, solo attraverso un approccio olistico, e poi ci sono tanti elementi, ma solo attraverso questo approccio olistico, multidisciplinare, noi siamo in grado di affrontare concretamente la crisi climatica che abbiamo davanti. Non con il bla bla bla, e qui mi richiamo a qualcuno che voi sapete, che è ancora oggi purtroppo la risposta che la politica dà a questi problemi. Certamente qualcosa si è fatto, ma siamo di fronte a una situazione drammatica. Qualcuno forse non se ne rende conto, qualcuno incomincia a rendersene conto, l'alluvione qua, però la situazione è drammatica. Quindi un cambio di passo, un cambiamento vero nelle politiche di produzione del cibo, nelle politiche di organizzazione dell'energia, no? Non possiamo continuare a usare i fossili, è inutile. Un'accelerazione sul tema delle energie rinnovabili ci vuole, i soldi bisogna investirli lì. Ma guardate, vi faccio un esempio, poi chiudo, veramente ci avrei tante altre cose da dire, però credo che il concetto l'abbiate capito, spero che l'abbiate capito. Si sta lavorando, noi anche come università, come SNOFU, stiamo promuovendo quelle che si chiamano le comunità energetiche, cioè un modo diverso, non centralizzato, di produrre energia, no? Quindi un ripensamento del modello. I modelli industriali sono sempre stati modelli concentrativi. Quei modelli concentrativi hanno tolto potere alle comunità perché hanno spostato. Oggi bisogna tornare ad un modello decentrato, democratico, di organizzazione della società, di produzione di cibo, ma anche di energia, anche di altre cose. Bene, le comunità energetiche possono essere una risposta, le strutture agricole ne trarrebbero enormi vantaggi. Ebbene ragazzi, è difficile fare le comunità energetiche. C'è burocrazia, c'è difficoltà, ma cosa aspettiamo? Non continuiamo a consumare, a produrre, a consumare il petrolio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la conclusione è questa: primo, senza un cambio di paradigma culturale che cambia i modelli nel loro specifico, le crisi finanziarie, no? Che ci sono state, hanno detto qualcuno, ma forse dobbiamo contenere la speculazione, no? Dobbiamo cambiare un po' alcune cose. Non l'hanno fatto e oggi noi siamo di fronte nuovamente a delle crisi finanziarie, perché non è cambiato il concetto. Se l'economia è al primo punto e tutto il resto, l'elemento sociale, il ruolo delle comunità, l'uomo, il rispetto dell'ambiente, la dignità, vengono dopo, ragazzi, il treno andrà a finire nel burrone il più presto possibile. Allora, cambiare la cultura, cambiare i modelli, provare a pensare nuovi paradigmi, nuove modalità. Cioè, il Covid ci ha insegnato che certe cose che sembrava impossibile fare, nel momento che era il Covid, poi dopo alcuni meccanismi sono cambiati. Quindi non è impossibile, bisogna crederci, bisogna sapere che c'è un'emergenza da questo punto di vista. E quindi cambiare le politiche, cambiare i modelli, ma cambiare i comportamenti individuali. Io credo che i comportamenti individuali sono molto importanti. Come acquistiamo un cibo, come usiamo, rifiutiamo di usare la plastica, come facciamo, come riduciamo lo spreco, perché lo spreco vuol dire rifiuti,
vuol dire consumo di suolo agricolo che non serve a niente, perché quello che è sprecato è un suolo agricolo consumato per niente, eccetera, eccetera. I consumi e le scelte individuali sono questo. Chiudo perché ho detto troppo, ma dobbiamo muoverci in questa direzione. Se non ci muoviamo in questa direzione, io credo che la crisi climatica diventerà crisi sociale, crisi economica, crisi proprio di vita, crisi dell'uomo. Grazie Silvio. Grazie. Fondamentale iniziare da noi stessi. C'è una frase con la quale io ho sempre chiuso Terra Madre, Silvio lo sa bene, di fronte alle comunità del cibo, tutte le comunità del cibo di 176 paesi del mondo, ed è sempre stata una frase di Mahatma Gandhi, il grande rivoluzionario che ha creato l'India fondamentalmente. Diceva una frase fondamentale per il comportamento etico di ognuno di noi, e io la dico da anarchico stirneriano quale sono, che l'anarchio deve essere innanzitutto d'esempio, deve essere disciplinato. Anarchia è disciplina, non caos. You must be the change that you wish to see in the world. Sei tu il cambiamento, tu devi essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Quando parla di comportamenti individuali, quello è iniziare a fare la spesa a chilometri zero andando direttamente al produttore, risparmiate. Iniziate a rifiutare la plastica, non comprate, c'è una legge sugli involucri di plastica che è folle, la plastica è fossile, è petrolio, non è nient'altro che quello. Iniziare a comprare a chilometri zero il più possibile, i negozi di vicinato, il produttore, il trasformatore, Calici, quello vuole essere, fin dalla sua nascita. Apriamoci a questo territorio e usate grande attenzione nei vostri comportamenti quotidiani. La rivoluzione parte sempre dal basso. Io voglio ringraziare Paolo Balocco, Bruno Meccacici, Silvio Barbero, la Fiorella Acquaotta e Maurizio Gili. Voglio ringraziare per la presenza e per grazie a loro noi abbiamo Bruno Vessicchio con noi, abbiamo qua Franco Bonda e la sua compagna. Quindi i discepoli di Escoffier, al quale voglio fare un applauso, fatelo cumulativo. Vai pure con un omaggio per voi e ringrazio virtualmente ovviamente per la nostra registrazione il buon Giuseppe Calabrese e il grande Riccardo Cotarella. Un ulteriore saluto lo faccio al mio amico Corrado Scapino, uomo molto attento ed è l'attuale presidente dell'Enoteca regionale del Piemonte di Caluso. Grazie per essere con noi. Giusto per farvi capire come si fa la rivoluzione, e qua gioco, ovviamente, perché è un caro amico fraterno, un torinese cosmopolita che ha girato il mondo, che ha reso grande la musica italiana nel mondo, un giorno torinese ma proprio cittadino metropolitano e giramondo, un giorno mi ha detto: ma non c'è un posticino dove posso scappare dalla città per stare un po' meglio, cambiare i ritmi? Non solo ha cambiato i ritmi, ha fatto la rivoluzione della sua vita e adesso fa una piccola produzione di erbaluce eccezionale. Gli diamo tutti una mano, alcuni giovani migliaioli canavesani e gli amici del consorzio, e devo dire che fin dalla prima vendemmia sono pochissime bottiglie, ma è eccezionale, ed è Johnson Righiera che è qua con noi. Domani Johnson non sarà con noi a Calici perché ha una data ben lontano dal Piemonte, ma ci saranno i suoi vini in degustazione. Detto questo, Silvia, come siamo organizzati con l'omaggio? Ah, c'è il sindaco. Bene, facciamo un applauso ai nostri relatori, siete stati preziosi. Cioè...